Finisco questo pezzo, il pezzo di oggi sulla resistenza, dedicando questi ultimi minuti ad una partigiana di questi tempi che proprio di 25 aprile ha deciso di andarsene. Parlo di Pina Cocci, a cui comincerei a fare un applauso, che è stata un'amica, è stata una compagna, è stato un riferimento, soprattutto ogni volta che negli anni, da quando faccio questo lavoro, ho provato a raccontare la sinistra, chi veniva da una certa storia, dalla storia del PC e poi tutte le traversie, tutte le varie trasformazioni fino al PD, e lei è protagonista di boh, non lo so quanti servizi che ho fatto. E le immagini che state vedendo in realtà sono delle immagini che non sono mai andate in onda, non le ha viste neanche Pina, perché sono state le immagini girate subito dopo le ultime primarie, quelle appena vinte da Zingaretti, ed era parte di un pezzo che poi pensavo di completare su Torbella Monaca, insomma, cose che uno gira e che dice prima o poi utilizzerò, non avrei voluto riutilizzarle così, però sono contento, diciamo, in un certo senso di averle girate e di rivederle insieme a voi. Stop propaganda. Ma come stop propaganda? Io vengo qua, la prima cosa che leggo, stop propaganda. Mi pare veramente una cosa offensiva. Ciao cara, come stai? La notizia è che... Come funziona adesso? Che succede? Arriva la Salvini o non arriva? Ma non sembra. Non si capisce. Non sembra. Cioè, vi siete preparati tutti qua in assetto? Perché che cosa stava per succedere? Era stata data la notizia che sarebbe arrivato Salvini lì a Torbella Monaca, quindi si era preparato tutto un comitato d'accoglienza, diciamo così, tra virgolette, su Salvini. E quindi loro ci hanno scritto stop propaganda, che capite che per me che arrivavo lì a Torbella Monaca sembrava, l'ho presa anche un po' sul personale. Vabbè, insomma, il giorno dopo le primarie, sei contenta te? Io a fianco del segretario in minoranza, non Perché l'ho tu che hai votato. votato? Martina? Martina, te sei diventata una martiniana, te? No, io sono del PD, sono Sì, vabbè, ho capito, democratica. però hai votato Martina, Sì. quindi a fianco del segretario in minoranza. Certo, vabbè, Ok. questo Vabbè, ma io ti ho no. fatto un'altra domanda, sei contenta? Zingaretti? Già ci stai a mettere troppo a rispondermi. No, sono contenta. Ok. Giachetti è arrivato secondo a Roma. Sì. Vabbè, ma che... Niente, sei arrivata pure terza, Pina. Allora, ascolta, io dal PC sono stata sempre in minoranza, minoranza. la cosa in Grau, Cossutta. Ok. Dopodiché però, passato il congresso, se lei Però li ha già posso dire che in vinta. conto sta minoranza con Ingrao, in conto sta minoranza con Martina, con tutto il rispetto per Assolutamente, Martina. ma che scherzi. Salutiamo Martina. Sono d'accordo. Diventa una perversione tua. E Può lei ha la essere. giacchetta? Chi è che se è levata la giacchetta? No, dico, ci leviamo ognuno la giacchetta Giacchetta? e se lavora. Quello volevo dire alla fine. Bene, avanti, avanti, con te o senza di te. Io ti voglio bene, avanti, avanti, con te o senza di te. Io ti voglio bene, avanti, avanti, con te, meglio con te.